Bene amici, siamo qui al ristorante Biff, in quella che possiamo considerare un'anteprima della grande inaugurazione del Festival del Karaoke, che partirà qui questa sera per 13 settimane fino a metà luglio. Saremo in compagnia di un grande staff d'eccezione, a cominciare dalla direzione artistica del mio socio, il signor Vito La Polla. Buonasera, siamo qui con il grande chef, quindi come vi diceva Angelo, 13 settimane, Nicola, saremo sempre tuoi ospiti. Quindi questo Festival del Karaoke che ancora continua. Ripasso la parola ad Angelo. Ecco, anche per questa edizione è stato pensato a un premio per il vincitore, un premio assoluto, che possiamo anche dirlo, visto che l'ha messo in palio il signor Valente. Sì, Nicola ha voluto fare qualcosa di diverso, ha voluto mettere 3.000 euro come Nicola, 300 euro, e quindi anche il vincitore qui vincerà un bel premio. Poi ci saranno premi anche per il secondo e per il terzo classificato, più il premio simpatia. Come potete vedere, siamo pronti per tutti coloro che verranno qui questa sera a gustare le prelibatezze del ristorante Biffi, che adesso ci illustrerà questi due piatti che sono stati appena preparati. Allora, questi qua sono delle... Poi abbiamo questi qua, abbiamo delle cicale alla greca, e vengono preparati con paccheri di Gragnano. Poi abbiamo il granchio, gamberone reale e le spigole. Sono proprio degli animali. È vero, sono animali. Sono. Quindi vuoi fare un in bocca al lupo a tutti i concorrenti? In bocca al lupo a tutti. Eh sì, però voglio dire, ma questa roba è anche per noi, Nicola? Dipende come si comporta la serata. Che mi combinate, Maria Carmela, che mi combinate? Che quella, se non ci fosse, bisognerebbe inventarla. Viva Maria Carmela, ma soprattutto viva la libertà! E non lo faccio perché Maria Carmela mi ha dato qualcosa, ma perché ognuno di noi deve essere libero di esprimere i suoi pensieri! Com'è bello far l'amore da Trieste! Si è appena conclusa la prima serata del Festival del Karaoke qui al ristorante Biffi di Ginosa. Un grandissimo successo, ne approfittiamo per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, ma facciamo fare un sunto della serata dall'ospite della giuria, il principe David Valarelli Bracciodoria. È stata una serata interessantissima, tantissimi talenti, unitamente all'ottima cucina. E in verità ci siamo trovati benissimo, è stata la prima serata, la puntata zero, oserei dire, è andata benissimo, siamo tutti felici, contenti e abbiamo trascorso sicuramente una serata spensierata. Una serata ricca anche di colpi di scena, dove abbiamo visto anche la simpaticissima Roxy Lovaglio esibirsi insieme a tanti altri concorrenti simpaticissimi, è vero Patrizia anche? Sì, sì, tutte quante molto brave, speriamo che loro ritornino, perché le vincitrici avranno modo di ripresentarsi qui come ospiti. Anche se, diciamo, hanno passato la serata, insomma, hanno vinto la serata. E aspettiamo tutti gli altri concorrenti, coloro che sono bravissimi nel canto, anche perché cantando si può vincere un grande premio. Beh, voglio dire, 300 euro non dispiacciono, ecco. Ma poi c'è anche l'opportunità di formarsi, di capire un attimino quali sono le buone maniere quando ci si incontra magari in coppia, come corteggiare, le carinerie da fare, come comportarsi soprattutto a tavola e in società. Non solo si canta, si passa una serata piacevole, ma fatta nel posto giusto per quanto riguarda la cucina, la buona cucina tradizionale, qui con lo chef Nicola Valente. Infatti mi toglievi la parola, Nicola Valente è un grandissimo chef, bravo, attento, curato e soprattutto giusto, perché sa dosare bene quelli che sono gli alimenti e le risorse naturali di questo territorio. Per quanto riguarda noi invece, l'appuntamento, principe, io ti saluto, il 2 maggio ci sarai naturalmente. Sì, grazie, sono onorato, alla prossima, io vi aspetto, io ci sarò. Anche voi potreste essere qui con noi sabato 2 maggio. Ciao amici di Just.